Renato. Allora, Beppe Rovera dell'Anza. Buonasera Renato. Buonasera Beppe. Più avanti. Dove sei? Sono qua, ecco. Fatti vedere che non vi si vede mai, solo le firme, sì, sì, mai vabbè. Le facce. Sì, questo è il nostro limite. Vabbè, no, stasera abbiamo fatto vedere anche le facce. E stasera però si sono truccati. Oh, la domanda e poi dicevano a me che ero ambiguo. Allora. Mascalzoni. Senti Renato, a proposito di ambiguità, come ti trovi in questo nuovo look? Che cosa ha significato per mi te? Quanto ti è costato? Fammi finire. Mi sento ancora. Fammi finire, aspetta. Ah, non è finito? No. Quanto ti è costato gettare le ortiche e quelle bardature che ti portavi dietro, che comunque facevano di te un personaggio? E dove sono finiti, se ci sono ancora, i tuoi cari sorcini? Insomma. Dunque, andiamo per ordine no, perché no, aspetta. Beppe è stato abbastanza prolisso. Dunque, andiamo per ordine. Diciamo che questo nuovo involucro mi dà una sensazione strana, anche un certo sentimento che non conoscevo, perché io ho sempre puntato ad essere un uomo e me l'ho dimenticato che bisognava essere anche maschi. Finalmente ci sono riuscito. E un pentito no? Aspetta, non ho avuto c'è la seconda. Non ho avuto il tempo di frequentarti. Sì, va bene. Renato, ma beh, devo dire la verità, perché questa è una gran bella risposta da persona intelligente. Renato, senti, ma Beppe, no, aspetta, no, i sorcini, c'era così. I sorcini, ah. Mancano i sorcini. Fabrizio Zampa. Dunque, io nelle mie introspezioni, la mia voglia di curiosare dentro di voi, a qualsiasi età apparteniate, ho scoperto che c'è stato sempre un grosso rifiuto dentro di noi per le nostre origini musicali, per far posto così, per mettersi una mano di brillantina, nascondere quei quattro capelli bianchi e per amare il rock, nostro malgrado, perché va di moda. Invece ogni tanto è bello anche cercare di appartenere alle origini, a questa carica emotiva che ci riguarda profondamente. E quindi io sto dalla parte di quelli che ritengono che questi sorcini non siano mai invecchiati, pensa che strano. Facciamo un altro giro di domande. Vai. Renato? Sì. Sempre Fabrizio. Io non ti riesco a vedere. Insomma, che cosa dobbiamo chiederti per farti scatenare, dai? Miracoli non ne faccio più dal luglio dell'85, da quando mi hanno chiuso la tenda. Ah, io volevo... Benegoni, vai bene. Rubo per una volta il microfono. Dai. Senti, tu hai questa attitudine predicatoria... Mica sempre. Nella quale peraltro al bagno, qualche volta per esempio, hai ormai... delle punte notevoli. E da dove ti viene questa attitudine predicatoria? Perché è lontana e comincia con la tua storia, però hai questa voglia sempre di spiegare, di rassicurare la gente, hai ragione. Di guardargli dentro. Perché? Sì, perché questo era un paese, c'era una volta l'Italia che si raccontava per le strade e senza vergogna e senza malizia tirava fuori tutti i suoi vizi, i suoi peccati più intimi e più reconditi. Improvvisamente sono sbarcati gli americani con quattro gallette e un sacco di farina, hanno rimesso ordine nel nostro linguaggio e soprattutto ci hanno chiusi in casa a raccontarci di Dynasty, di una partita di pallone e di qualche altra cosa che non ricordo. Allora, quindi io non sono un predicatore, ma casomai sono un italiano un po' demodè. Beh, Renato. Luzzatto. Io guardando questa tua esibizione poco fa pensavo che la promozione ideale per questo disco, che è un bel disco, fra l'altro sia una promozione radiofonica. Cioè, trovo, ascoltando il disco ho detto questo è un diverso pentito. Poi l'ho visto ballare e ho deciso che forse tanto pentito non sei. No, anzi, insisto. Ci sono altri interventi? No. Salutiamo Renato. Io vorrei solo fare una piccola preghiera ai giornalisti, visto che abbiamo l'opportunità di averli tutti insieme in una botta. Cercate di essere più buoni con noi provinciali e meno forse.